Pinocchio vende l'abbecedario per andare a vedere il teatrino dei burattini. Visto che fu di nevicare, Pinocchio, col suo bravo abbecedario nuovo sotto il braccio, prese la strada che menava alla scuola. E strada facendo, fantasticava nel suo cervellino mille ragionamenti e mille castelli in aria, uno più bello dell'altro. E discorrendo da sé solo, diceva: oggi alla scuola voglio subito imparare a leggere, domani poi imparerò a scrivere e domani l'altro imparerò a fare i numeri. Poi con la mia abilità guadagnerò molti quattrini e quei primi quattrini che mi verranno in tasca voglio subito fare a mio babbo una bella casacca di panno. Ma che dico di panno? Gliela voglio fare tutta d'argento e d'oro e coi bottoni di brillanti. E quel povero uomo se la merita davvero, perché insomma, per comprarmi i libri e per farmi istruire è rimasto in maniche di camicia a questi freddi. Non ci sono che i babbi che sono capaci di certi sacrifici. Mentre tutto commosso diceva così, mi parve di sentire in lontananza una musica di pifferi, di colpi di gran cassa. Pi, 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 zoom, zoom, zoom. Si fermò a sette in ascolto. Quei suoni venivano di fondo a una lunghissima strada traversa che conduceva un piccolo paesetto fabbricato sulla spiaggia del mare. Che cosa sia questa musica? Peccato che debba andare a scuola, se no è rimasto perplesso. Ogni modo bisogna prendere una risoluzione, qua a scuola, qua a sentire pifferi. Oggi andrò a sentire pifferi, a domani a scuola. Per andare a scuola c'è sempre tempo, disse finalmente quel monello, facendo una spallucciata. Detto fatto, infilò giù per la strada traversa e cominciò a correre a gambe. Più correva e più sentivo il suono dei pifferi e dei tonfi della gran cassa. Pi, pi, zoom, zoom, zoom. Quando ecco che si trovò in mezzo a una piazza tutta piena di gente, la quale si affollava intorno a un gran baraccone di legno e di tela dipinto di mille colori. Che cos'è quel baraccone? Domandò Pinocchio, voltandosi a un ragazzetto che era lì del paese. Leggi il cartello che c'è scritto e lo saprai. Lo leggerei volentieri, ma per l'appunto oggi non so leggere. Bravo bue, allora te lo leggerò io. Sappi dunque che quel cartello ha lettere rosse col fuoco scritto Gran Teatro dei Burattini. È molto che è cominciata la commedia? Comincia ora. E quando si spende per entrare? 4 soldi. Pinocchio, che aveva addosso la febbre della curiosità, persa ogni ritegno e disse senza vergognarsi al ragazzetto con la quale parlava: mi daresti 4 soldi fino a domani? Li darei volentieri, rispose l'altro canzonandolo, ma oggi per l'appunto non te li posso dare. Per 4 soldi li vendo la mia giacchetta, gli disse allora il burattino. Che vuoi che mi faccia io una giacchetta di carta fiorita? Se ci piove su, non c'è più verso di cavarsela addosso. Vuoi comprare le mie scarpe? Sono buone per accendere il fuoco. Quando mi dai del berretto? Bello acquisto davvero, un berretto di midolla di pane. C'è il caso che i topi me lo vengano a mangiare in capo. Pinocchio era sulle spine, stava lì per fare un'ultima offerta, ma non aveva il coraggio, esitava, tentennava, pativa. Alla fine disse: vuoi darmi 4 soldi di questo abbecedario nuovo? Io sono un ragazzo e non compro nulla dai ragazzi, rispose il suo piccolo interlocutore, che aveva molto più giudizio su di lui. Per 4 soldi l'abbecedario lo prendo io, gridò un venditore di panni usati, che si era trovato presente nella conversazione. E il libro fu venduto lì su 2 piedi. E pensare che quel povero uomo di Geppetto era rimasto a casa a tremare dal freddo in maniche di camicia per comprare l'abbecedario frivolo. Mamma albero, tu sei le mie radici, l'inizio della mia storia, i miei ricordi felici. Tu sei la mia memoria, sei il mio solido tronco, forte e assai robusto, un appoggio se son stanco, una guida verso il giusto. Tu sei frondosi rami, verso il cielo rivolti, ti sento se mi chiami. Se parlo io mi ascolti,
sei mille verdi foglie che mi donano ombra, sei il rifugio che mi accoglie, sei preziosa goccia d'ambra, sei albero maestoso, sei casa e sei riparo, sei il cuore generoso, sei ciò che a me è più caro, sei il mio eroe, sei una brontolona, sei una chiacchierona, ma sei la più bella. Un bacio. Ciao, sono Chiara. Oggi vi leggerò un capitolo delle avventure di Jack Papier, l'amico immaginario di una bambina di nome Pietro. Il grande drago arriva. Una volta decisi di tagliare il mio amico immaginario, sono tornato a cercare Fleur. Amica, le ho mostrato il disegno estremamente realistico che avevo fatto tutta da sola. Ti presento il grande drago Arriva. Wow, ha esclamato Fleur. È incredibile. Lo so, ho detto fino. Fleur è rimasto per un attimo in silenzio, poi ha aggiunto: e cos'è? Un grande drago aringa, ovviamente, ho spiegato. Capito, è mezzo drago, ha detto Fleur, e mezzo pesce, ho fatto io, completando il pensiero. Di cosa si nutre? Ha chiesto Fleur. Mangia nuvole di drago e lune di mille. Grigliate al formaggio, e il suo cibo preferito è la polvere di stelle. Ho risposto. Beh, papà ha detto che mangeremo polpettone per cena, ha ribattuto Fleur. Mi sono voltato e ho finto di confabulare animatamente con un drago che in realtà non era lì. Va bene, ho acconsentito infine. Mangerà anche lui il polpettone. Siamo andati in cucina, dove i nostri genitori stavano preparando la cena. C'erano quattro coperti a tavola, come al solito. Dobbiamo aggiungere un altro posto a tavola, ha detto Fleur. Per chi? Ha chiesto nostra madre. Jacques ha un nuovo amico immaginario, ha spiegato Fleur. È mezzo drago e mezzo pesce, ma acconsente ad assaggiare il vostro polpettone. La cosa mi lusinga, ha detto nostra madre. Ho colto una punta di sarcasmo nella sua voce. Nostro padre si è bloccato mentre miscolava qualcosa in padella. Nostra madre si è messa seduta, ha chiuso gli occhi e si è spiegata la tempia come se gli stesse venendo un'altra delle sue emicranie. Perciò adesso Jacques ha un suo amico immaginario, ha chiesto nostra madre. Non trovi che sia un po' troppo? No, davvero, ha detto Fleur mentre prendeva un altro piatto e un'altra forchetta. Non dite sempre che dobbiamo scatenare la nostra fantasia. A quelle parole nostra madre ha puntato un dito accusatorio verso nostro padre. Effettivamente era lui che diceva sempre frasi di quel genere. E così, messi all'angolo dalla logica di Fleur, i nostri genitori si sono dovuti stringere intorno al tavolo con lui. Un gigantesco drago aringa, immaginario e il sottoscritto. Ammetto che si stava un po' stretti. Dopo cena siamo andati al cinema e Fleur ha insistito perché i nostri genitori pagassero un biglietto in più per il mio amico immaginario. È stato lì che nostro padre si è ricordato di un tratto di aver già visto il film. E abbiamo optato per andare a mangiare un cono gelato, tutta la famiglia, incluso il drago Arriva, che si è scoperto gradiva particolarmente il gusto cioccanoccio marshmallow. E quella notte, quando Fleur ha avuto un incubo, siamo corsi tutti a cercare.
cercare rifugio nel lettone di mamma e papà. Il drago Arinda però occupava troppo spazio e il nostro padre è stato sbalzato giù dal letto, capitombolando per terra. È stato allora che è svoltato. Basta, non si può andare avanti così. Questa è troppo fantasia. Sgraitato. Si è parato davanti a noi in pigiama e con i capelli tutti ritti come un pazzo. Così sono troppi i capelli, ha detto. Una bambina che ha un amico immaginario è una cosa, ma un amico immaginario perché è il suo amico immaginario? No, questo è troppo. È una matriosca di fantasie. È come un dipinto di un dipinto, come se il vento si beccasse un raffreddore per aver preso vento, o un'onda che facesse un tuffo nell'oceano, come leggere un romanzo che non fa altro che descrivere un altro romanzo. E come se la musica battesse i piedi al ritmo di una canzone che dicesse «Oh, quanto mi piace!». Forse alla fine avevamo spinto nostro padre all'esasperazione, ma non era di questo che mi preoccupavo. Ero troppo concentrato a riflettere sulla prima cosa che aveva detto. Un amico immaginario che ha il suo amico immaginario. Non avevo idea di cosa intendesse, ma ho cominciato a provare una sensazione di nausea alla bocca dello stomaco. Volete sapere cosa succede? Scopritelo! Ciao! Ciao, sono Gioele e leggerò Dea di una schiappa. Sera la gara per la scarpa più puzzolente e davano un premio a chi aveva la scarpa più schifosa. C'era una fila lunghissima di candidati. Ho detto a Rodrick che doveva assolutamente partecipare perché meritava senz'altro di vincere quel premio. Mentre aspettavamo in fila abbiamo cominciato a bisticciare su chi doveva tenersi il premio. Ho detto che dovevamo dividerlo a metà perché l'idea era mia, ma ha detto che il premio spettava solo a lui perché la scarpa era sua ed era così puzzolente grazie a lui. Un attimo prima di arrivare al tavolo dei giudici abbiamo raggiunto un compromesso. A me spettava il 10% del premio in quanto suo agente. C'erano scarpe che sembravano molto peggio di quella di Rodrick e stavo cominciando a dubitare della nostra vittoria, ma quando siamo arrivati alla prova olfattiva non c'è stato più per nessuno. Rodrick ha vinto il primo premio, che era poi uno stecco di burro fritto. Ho detto a Rodrick che poteva tenersi tutto il premio perché non mi veniva la nausea solo a pensiero di mangiare un altro burro. Rodrick ha chiesto ai giudici la sua scarpa, ma gli hanno detto che l'avrebbero inviata alla competizione nazionale. E così è rimasto con una scarpa sola. Ho deciso di andare a vedere i chioschi lì vicino, mentre Rodrick si ingozzava con lo stecco di burro fritto. Ma ho corso un serissimo rischio quando girando un angolo sono finito praticamente in mezzo alla famiglia Barbù. Mi sono nascosto appena in tempo. All'idea che il Barbù fosse alla fiera ho provato un grande desiderio di andarmene. Sono tornato a cercare Rodrick, ma doveva essere tornato all'auto. Ho deciso di andarci anch'io, ma per strada ho intravisto mamma tra la folla in una delle tende con gli animali della fattoria. C'era una grande calca
che ho cercato di farmi largo per raggiungerla. A metà strada ho sentito un grande applauso. Buongiorno ragazzi, oggi vi leggerò una storia tratta dal libro di Tarzan. Tarzan salva Jane. Jane si spinse nella selva per raccogliere un po' di frutta, ma nel forto della foresta non esistono punti di riferimento. Non è possibile vedere altro che foglie e liane a non finire. Presto Jane si perse e invece di tornare alla cabana si allontanò sempre di più. Abituata al chiasso della città, all'inizio Jane ebbe l'impressione che la foresta fosse immersa nel silenzio. Poi cominciò a sentire il fremito delle fronde e il fruscio dei rampicanti che infestavano tronchi e radici. Il canto strigolo dei gruccioli e più forti di tutto i richiami lontani delle belve. Confusa e intimorita, Jane non si accorse di una sagoma scura alle sue spalle. Non era la sagoma di un uomo, ma di una scimmia. Terkoz, uno degli scimmioni del branco di Tarzan, spiava Jane a un soffio di distanza. Era stato cacciato dal branco perché si comportava in modo troppo violento. Quando Jane si trovò davanti a quel bestione nero di 550 kg, gridò come mai aveva dato in vita sua. Terkoz l'afferrò per un braccio, tirandolo a sé, ma poi qualcuno lo fermò. Un uomo massiccio e muscoloso, armato di coltello, saltò giù da un albero e piombò sulla pelle. «Lascia la donna!» ordinò Tarzan, ma parlò in una lingua delle scimmie, e dunque Jane udì solo berci senza senso. Subito Terkoz lasciò prendere Jane e si avventò su Tarzan. Cercò di morderlo alla gola, ma Tarzan lo teneva stretto in una morsa di ferro e riuscì a colpirlo con il coltello. Terkoz crollò a terra senza vita e Tarzan vittorioso lasciò il suo grido di battaglia. Ciao ragazzi! Tutti da Italia, oggi leggerò il capitolo 21 del Piccolo Principe. Disse il piccolo principe alla volpe: cerco degli amici, che cosa vuol dire addomesticare? È una cosa da molto dimenticata, vuol dire cercare legami. Cercare legami? Certo, disse la volpe. Tu fino ad ora per me sei un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini e non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te una volpe uguale a 100.000. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altra. Tu o dell'altro. Tu sarai per me un uno al mondo e io sarò per te un uno al mondo. Comincio a capire, disse il piccolo principe. C'è un fiore, credo che mi abbia addomesticato. È possibile, disse la volpe. Capita di tutto sulla terra. Oh, no, non è sulla terra, disse il piccolo principe. La volpe sembrò perplessa. Su un altro pianeta. Sì, ci sono dei cacciatori su questo pianeta? No. Questo mi interessa. E delle galline? No. Non c'è niente di perfetto, sospirò la volpe. Ma la volpe ritornò alla sua idea. La mia è monotona, la mia vita è monotona. La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e tu agli uomini. E gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano. E io mi annoio, perciò se tu mi addomestichi la mia vita sarà come un'illuminata. Conoscerò un rumore dei passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi faranno nascondere sotto la terra. Il tuo mi farà uscire dalla tana, come una musica. E poi guarda, lo vedi giù in fondo dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano, per me è inutile. I campi di grano non riguardano nulla e per me questo è triste. Ma tu hai i capelli color dell'oro, allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano che hai adorato mi farà pensare a te e amerò il rumore del vento e del grano. Ciao a tutti, oggi leggerò il libro di Martina, uno tra i miei preferiti. Mortina non era una bambina normale, ma lei non si sentiva nemmeno così diversa.
Certo, la sua pelle non aveva il tipico colorito rosa delle bambine, anzi, era decisamente bianca, o meglio di un pallore mortale tendente al grigio verdognolo. E sì, è vero, i suoi occhi erano rotondi come palle e sporgenti, e contornati da due livide occhiaie. E allora? Il viola è un bel colore e poi non era tanto di moda? Ok, d'accordo, c'era anche quel piccolo particolare che poteva staccarsi parti del corpo, come un pupazzo, se gliene veniva voglia. Ma lei era una zombie, una bambina zombie. E questo per lei era la normalità. Vivere a Villa Decadente insieme alla zia di partita era splendido. C'erano tante belle stanze in cui Mortina poteva giocare come quanto voleva. E aveva un grande giardino e un bosco dietro la villa in cui poteva scorrazzare a suo piacimento tutto il giorno, stando sempre ben attenta a non farsi vedere da nessuno però. E poi c'era il suo fedele amico Mesto, un leviero albino, vivo o morto non si sa, che le teneva compagnia tutto il giorno giocando con lei e che di notte dormiva in fondo al letto di Mortina, ma c'era un ma. La cosa che Mortina desiderava più di tutto, le era proibita giocare con i bambini del villaggio e farsi degli amici. Le avevo osservati spesso di nascosto mentre giocavano nei prati vicino a Villa Decadente. Talvolta, per la curiosità, si erano spinti fino al cancello d'ingresso della villa, ma nessuno aveva mai avuto il coraggio di entrare. Chissà perché, si chiedeva Mortina. Zia di partita le aveva proibito di farsi vedere da chiunque, e men che meno dai bambini del villaggio. Era sempre preoccupata che la scoprissero e che le cacciassero via dalla loro casa. Che avrebbero fatto dopo? No, era bene non attirare l'attenzione e lasciare che tutti pensassero che la villa fosse abbandonata. Una mattina d'estate Mortina ebbe una brillante idea. Mi truccherò e vestirò da bambina viva. Così si chiuse nella polverosa camera di zia di partita, armeggiò con trucchi, pettini e forcine. Poi cercò i vestiti adatti nel pesante armadio tarlato appartenuto a nonna nefasta. Finalmente soddisfatta, scese per farsi ammirare da zia di partita e domandò: Adesso posso giocare con gli altri bambini? Zia di partita lanciò un urlo e svenne. Quando tornò in sé si arrabbiò molto e disse alla nipote che nessuno mai l'avrebbe potuta scambiare per una bambina normale. E ancora una volta le proibì di uscire. Arrivò l'autunno e arrivò il giorno in cui Mortina, ben nascosta dietro il vecchio muretto della villa, sentì i bambini parlare di una festa in cui tutti si travestivano da mostri, la festa di Halloween. Nell'occasione i bambini giravano di casa in casa per chiedere dolcetti oppure fare piccoli scherzi. E fu allora che ebbe la grandiosa idea, avrebbe partecipato alla festa insieme agli altri bambini, fingendo di essere travestita per Halloween. Il piano non poteva fallire, ma era meglio che zia di partita non ne sapesse niente. Al villaggio i preparativi per la festa erano cominciati con qualche giorno di anticipo. Qua e là erano già comparse zucche intagliate di ogni forma e dimensione, con facce scherzose, beffarde e a volte terrificanti. I bambini, aiutati dalle mamme, davano gli ultimi ritocchi ai loro mostruosi costumi e sceglievano i cestini più capienti per accogliere i dolciumi. Intanto, a Villa Decadente, Mortina era eccitatissima. Ogni giorno per tutto il giorno parlava a Mesto della festa imminente, tanto che il cane non riusciva più a scacciare nemmeno un pisolino. E come d'abitudine fanno i giorni, finalmente il gran giorno arrivò. Mortina passò tutta la mattina e il primo pomeriggio chiedendo aiuto al povero Mesto per scegliere il vestito, sistemarsi i capelli e controllare che le occhiaie fossero ben viola. Le mancava solo il cestino per i dolcetti, ma in casa non c'erano cesti. Cosa potevo fare?
Ma certo, il vecchio portagioie di zia di partita. Sgattaiolò di nascosto in camera della zia e lo svuotò dei gioielli per prenderlo in prestito. Non era però il classico portagioie da vecchia signora, ma la testa del prozio funesto, ed era difficile farlo stare zitto. Il prozio era un vecchio brontolone, chiudeva tutte le novità e i cambiamenti.